Questo podcast fa parte del Vintage People Network. Ragazzi, prima di partire con l'ascolto di questa nuova puntata, permettetemi di ricordarvi che io sono Mike e faccio parte del Vintage People Network. E se voleste scoprire le curiosità e la storia legata al mondo degli arcade, non dovete far altro che andare sul sito www.mikearcade.com. .it, dove troverete tutti i link che vi porteranno alla scoperta di questo fantastico mondo che andava a gettoni. Carissimo saluto a tutti, questa è Retro Gaming Lives, io sono Roberto, come sempre con me c'è Pier Marco Rosa. Ciao Pier! Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci tornati, inizio settembre, rinizia il ciclo di vita normale delle persone che tornano dalle ferie disperate e quindi, carissimi ascoltatori, non disperate, noi siamo sempre qui, proseguiamo da più di un anno con questa seconda serie e devo dire che siamo veramente degli stacanovisti, eh? Diciamo di sì. Io sono abbastanza soddisfatto perché con la seconda serie abbiamo in realtà reso la frequenza ancora più alta, no? Prima ne avevamo una più o meno ogni 10 giorni, 2 settimane, adesso una alla settimana e riusciamo a mantenere praticamente sempre l'appuntamento. Sì, siamo stati bravissimi. Comunque prima o poi finirà anche la seconda serie e ci piglieremo una meritata pausa, quindi vedremo quando, magari dopo Natale. Cosa dici? Non lo so, per me si va avanti a oltranza. Vabbè, per me invece una pausa magari prima o poi la facciamo. Comunque non temete, siamo qua. Quindi bentornati cari ascoltatori, bentornati dalle ferie. Siamo felici di essere qua a intrattenervi anche questa sera con un argomento di quelli veramente simpatici, di quelli veramente tosti. Ovvero, caro Pier Marco, stasera parleremo degli schieramenti della nostra vita, che detto così suona come una cosa belligerante, ma in realtà è una cosa ben più tranquilla e anche ben piuttosto nota, direi. Beh, oggi è tranquilla, però quando è iniziata, quindi verso la fine degli anni 70, era meno tranquilla di adesso. Tanto che le riviste di settore, soprattutto l'angolo della posta, era quello in cui imperversavano le varie tifoserie videoludiche. E, tra l'altro, io e te non siamo grandi appassionati di sport di squadra come il calcio, che chiaramente spopola da noi in Italia, quindi non siamo certamente dei tifosi dal punto di vista sportivo, ma essendo dei videogiocatori, dal punto di vista videoludico, anche attempati, abbiamo vissuto le varie console war, brand war, guerre anche sui personaggi, e quindi sì, ci siamo schierati, direi. Ma ci siamo schierati, caro Pier, vedi? Queste guerre sono iniziate in un periodo in cui ovviamente internet non si sapeva nemmeno cosa fosse, nemmeno nei nostri sogni più caldi potevamo immaginarci una cosa come internet. Per cui le riviste, che hai giustamente citato, creavano community, no? Cioè c'erano persone che leggevano le riviste e che quindi avevano sempre dei motivi di discussione. E quella delle differenze tra una console e l'altra, tra un hardware e l'altro, e anche direi tra una rivista e l'altra, che sembra assurdo, no? Erano gli argomenti caldi, quelli che scaldavano gli animi, quelli che facevano appunto partecipare tutti nella discussione. Non erano gli unici argomenti, naturalmente, ma erano tra gli argomenti più caldi, più interessanti, dove comunque tutti maturavano una propria opinione e tutti quindi volevano dire la propria. E quindi ecco che sulle riviste, le pagine della posta erano pienissime di persone che appunto volevano, diciamo, far sembrare il proprio hardware migliore di quello degli altri, anche perché un po' uno voleva giustificarsi la spesa, no? Io mi compro una console da 200.000 lire e voglio anche essere sicuro, voglio sentirmi, voglio affermare di aver fatto la scelta giusta. Quindi ci stavano anche, no, queste guerre.
magari fossero state 200.000 lire. Sì, l'abbiamo detto una cifra. No, era molto di più. Sì, e questo è il motivo per cui effettivamente nascevano le console war, no? Perché dopo che uno ci aveva speso tutti questi soldi, non potendosi permettere spesso tutti e due i sistemi, e mi ci metto anch'io dentro, no? Una volta che uno parteggiava per un sistema e ci aveva speso i soldi, per lui quel sistema era il migliore, quindi in modo sfegatato, davvero e proprio tifoso, ultra, se si può dire, alla fine lo difendeva con le unghie e con i denti, quindi ci sono state un sacco di battaglie. Anzi, potrebbe essere carino ricordarne qualcuna e vedere come ci schieravamo noi rispettivamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. E... direi che, se vuoi, possiamo già partire proprio dagli albori dell'informatica. Eh sì, anche perché magari nella primissima battaglia io non ero neanche coinvolto, perché ero con lo ZX81, mentre invece tu sì. Sì, sì, assolutamente, io sì. Fai conto che quando ero un ragazzuolo di 10, 11, 12 anni, no, compravo le rivistine tipo Topolino, sai, ero un ragazzino piccolo piccolo, e vedevo tutte queste pubblicità, no? E c'erano già sia l'Atari VCS che l'Intellivision, poi dopo è arrivato anche il Coleco. Comunque, fondamentalmente c'erano queste due macchine. E su una pagina c'era la pubblicità di uno, su una pagina c'era la pubblicità dell'altro. Io non avevo nessuna delle due all'inizio, quindi sognavo. E poi alla fine ho detto, va bene, sì, mi faccio la console, e naturalmente ho scelto quella che era più conveniente per me, cioè quella che aveva anche il mio vicino di casa, perché se non altro avevo già la possibilità di scambiare dei giochi con lui. Quindi scelsi l'Atari, secondo me tra l'altro feci bene, però ero uno di quelli che assolutamente difendeva la sua scelta, ed ero straconvinto di aver fatto bene. Certamente l'Intellivision aveva una grafica migliore, certamente l'Intellivision aveva delle potenzialità maggiori, ma aveva un joypad, chiamiamolo così, un joystick che era terrificante, e aveva un decimo dei giochi presenti sull'Atari VCS. Quindi ero assolutamente convinto della mia scelta, e quando c'era qualcuno con cui discutere su questo argomento ero un fervido sostenitore della mia scelta. Visto? Sì, io non mi sono schierato in questa prima console war, proprio perché non avendo né l'uno né l'altro, e conoscendo tra l'altro soltanto un amico in prima media che aveva l'Intellivision, quindi in realtà io non ho mai visto il VCS, diciamo, in persona. Avevo visto invece la prima console della Sega, quella che era arrivata, il famoso MK1000, ma perché era una rarità che aveva il mio amichetto e gliel'aveva portata il padre da un viaggio dall'estero. Quella sì, l'avevo vista, e a me sembrava meglio effettivamente, sia di, e credo che fosse anche posteriore come produzione. Lì chiaramente, se già andavi un anno avanti, cioè, si vedeva la differenza dal punto di vista prestazionale, grafico e tutto il resto. Però sì, dal poco che ho visto, l'Intellivision, hai detto giusto, sicuramente rispetto all'Atari VCS aveva la grafica migliore, ma il sistema di controllo neanche si poteva definire un joystick, no? Era una specie di tastierino. Sì, c'era un cerchietto che, a seconda dell'angolo in cui lo premevi, faceva da joystick, però era proprio un cerchietto, era tipo una moneta abbastanza grossa, ed era scomodissimo. Però poi invece era pieno di tasti, e questo ti consentiva anche comunque di giocare a dei giochi che richiedessero un pochino più di... Non so se ti ricordi che vendevano con le cartucce queste specie di mascherine. Esatto, no? Esatto. Che ricordava un po' i cellulari, no? Col tastierino numerico, e quei cellulari che poi avevano la croce direzionale fatta a cerchietto, prima degli smartphone. Avevo un po' questo sistema, però vabbè, ripeto, io non avendo avuto, non ho voce in capitolo, e in questa console war non mi sono schierato. Io sono invece scusa Pier, volevo dirti che comunque io con l'Intellivision ci ho giocato, perché il mio compagno di banco ce l'aveva, il mio compagno di banco, che adesso è diventato un cantautore anche abbastanza noto a livello regionale, ce l'aveva, e io andavo a casa sua e giocavo con l'Intellivision, quindi avevo anche la possibilità di testare, no, l'altra macchina, non è che parlavo solo così per parlare. Ed ero sì, erano dei bei giochi, graficamente un pochino più evoluti, ma ero dell'idea che il mio VCS fosse sempre il migliore, e lo penso ancora adesso, ecco. E chiudiamo quindi il discorso in television VCS. Avevi praticamente il nemico nel banco. Esatto. Console war nel banco. No, io ero gentilissimo, anzi ogni volta che andavo a casa sua e mi faceva giocare lo ringraziavo tanto, mi faceva piacere. Comunque ho sempre amato i videogiochi, quindi la possibilità di giocare anche a titoli che c'erano solo su Intellivision, tipo Dungeons and Dragons, tipo
Burger Time, anche se poi è arrivato anche su VCS, ma Burger Time era bello su Intellivision, era fatto bene. Vedi, hai citato i due titoli che io conoscevo perché c'erano le pubblicità in televisione. Eh sì, è vero. Però mi piacevano sia di Dungeons and Dragons, che era fatta chiaramente anche con gli attori reali, e sia di Burger Time c'erano effettivamente le pubblicità che andavano in TV. Fa ridere un po' sta cosa oggi, però ai tempi si investiva sì, da questo punto di vista parecchio. Come rivista c'era solo videogiochi, non credo che ci fossero concorrenti proprio inizio anni 80, era la prima e anche l'unica all'inizio. Sì, c'era la rivista Futura che aveva una rubrica di 4-5 pagine in cui parlava di videogiochi, era proprio sì, era proprio per uno spazio, mentre i videogiochi era proprio la rivista. E invece la prima console war, che era quella, cioè la prima computer war, che era quella sui computer a 8-bit, che poi è quella che è diventata anche famosa non solo in Italia ma anche in Europa, insomma nel mondo, che era quella famosa Commodore 64 contro Spectrum. Probabilmente in Italia non è stata neanche una vera guerra di tifoserie, perché io credo che la stragrande maggioranza, per non dire la quasi totalità, aveva il Commodore 64, quindi sono sicuro che, cioè, io lo so per me, ma sono sicuro anche per te, che lì lo schieramento era praticamente quello. Sì, era quello. Allora, io conoscevo delle persone con lo Spectrum, tra cui il mio vicino di casa, che però aveva tipo 5-6 anni più di me, quindi non era un mio compagno di giochi, però comunque mi invitava spesso a casa sua, faceva il master, giocavamo a Dungeons and Dragons, e cartaceo, no, intendo, e faceva il master e aveva anche lo Spectrum, quindi magari lo accendeva, mi faceva vedere, vedi guarda questo gioco, vedi è un labirinto enorme, qua tu sullo schermo vedi soltanto un pezzo, ma immaginatelo grosso come questa parete, ed era tutto esaltato, era uno veramente uno smanettone, no, per così dire. E quindi conobbi lo Spectrum in quell'occasione, però anche in questo caso scelsi il Commodore 64, un po' perché appunto non era così diffuso da noi, un po' perché, come sai, il mio compagno di banco all'epoca era Luca, e lui non aveva il Commodore 64, aveva il Commodore 64 con dataset, disk drive, monitor, quello originale e stampante, aveva veramente tutto, cioè lui era l'uomo Commodore. Però vedi, se dici così, io posso dirti che gli mancava il plotter. Sì, è vero, gli mancava il plotter, però mi ricordo che una volta mi disse, guarda, mi hanno dato il dischetto col basotter, che era il basic del plotter, col quale si può dare i comandi per il plotter, peccato non avere il plotter. Perché il plotter, ti dico, era una cosina piccola, anche minuscola rispetto alla stampante, però sai che l'effetto delle stampe dal plotter, col fatto che era a colori, faceva la sua porca figura. Sì, quattro colori mi pare, perché c'era il nero, sì, però faceva la sua figura. Sì, assolutamente. Anche perché io non ce l'avevo, ma un mio amico aveva anche il plotter, il figlio del sindaco di Termini Imerese aveva anche il plotter, un po' tipo Luca, no, che aveva tutto. Addirittura aveva i paddle, perché si era comprato l'unico gioco, poi me l'ha anche prestato su cartuccia, il famoso Monaco GP, era l'unico gioco che supportava il paddle, per cui c'era bisogno proprio di quella periferica. Sai che io ho rischiato di diventare un Sinclair user, perché col fatto che ero partito con mio padre con lo ZX81, l'evoluzione normale sarebbe stata quella di passare allo Spectrum, quindi quando sono uscite le specifiche dello Spectrum 48, effettivamente anche mio padre diceva meraviglioso, figo e tutto il resto. Poi tra l'altro noi eravamo abbonati a Sinclair User, per cui ci arrivava la rivista dall'Inghilterra, più che altro con gli stati dei giochi che la notte ci mettevamo lì a battere sperando che poi non ci fossero errori, e puntualmente ce n'era sempre qualcuno. Quindi stavamo per prendere lo Spectrum, ma poi alla fine ci siamo orientati sul 64, perché io ho visto il VIC-20, che infatti ce l'aveva questo mio amico, il figlio del sindaco, prima anche lui di passare al Commodore 64, ed effettivamente già mi piaceva quello tantissimo. Il 64 era una versione potenziata, quindi, però se mio padre mi avesse preso lo Spectrum, cioè io non avendo grossissima esperienza mi sarei accontentato e poi mi sarei mangiato tutte le dita, eh? Quindi diciamo che la scelta non è stata veramente una scelta mia,
ma è stata una scelta di mio padre, e per questo lo ringrazio, perché effettivamente il Commodore 64 per me ancora oggi rappresenta un mito assoluto, e sicuramente non ci saremmo potuti permettere di prenderne due, cioè sia il 64 dello Spectrum, quindi diciamo che è andata bene così, anzi di lusso, di lusso. Di lusso, sì. Bene, benissimo. E invece la guerra successiva, che era ancora una guerra a un computer, forse l'ultima vera guerra di tifoserie a livello di un computer, cioè quando c'è stato il passaggio dagli 8 ai 16 bit, e lì anche là i contendenti erano Atari contro Commodore, in questo caso l'Atari, che con l'Atari ST tra l'altro forse era uscita pure prima. Era uscita prima, però vedi, anche l'Atari ST in Italia non era diffuso quasi per nulla. Invece l'Amiga penso che ce l'avessero tutti, almeno tutti quelli che avevano un Commodore 64 e che se lo potevano permettere sono passati direttamente all'Amiga. Esatto, ma questo sai che dimostra anche proprio la forza di penetrazione della Commodore e del 64 in particolare, perché per me è stato così, cioè ero talmente innamorato del Commodore 64 che quando è stato presentato l'Amiga come tra virgolette il successore del Commodore 64, in realtà andando a ben vedere c'entrava niente. Tra l'altro sai benissimo che a livello storico è stato quasi un caso che sia stata la Commodore a produrlo. È vero, si è acquisita il progetto, ma poteva prenderlo anche l'Atari se non sbaglio. Esatto, in quel caso sarebbe stato interessante vedere come andava a finire anche a livello di tifoserie, perché probabilmente saremmo stati degli atariani, non lo so, oppure no, boh, vedi mai. Comunque sì, per me è stato l'Amiga, è stato il computer che probabilmente è stata la piattaforma hardware che ho desiderato di più in assoluto, perché ancora non potevo direttamente permettermela io, perché non lavoravo, ero minorenne e tutto. E quando ho visto le foto sulle riviste di Defender of the Crown, cioè ho perso la testa. Mi ho messo a perdere i miei, che mi hanno detto sì, dovrai venderti il Commodore 64, i giochi, insomma, l'hanno fatto sudare sta Amiga 1000. E da un certo punto di vista lo capisco, perché l'esborso rispetto a un Commodore 64 era una sberla nei denti che la metà bastava, perché devi pensare che l'Amiga 1000, a differenza del 500, probabilmente lo potevi attaccare anche alla televisione, l'Amiga 1000 era solo col monitor, cioè quindi comprarsi un Amiga 1000 significava comprarsi sia il computer che il monitor. Tra l'altro era fatta apposta, perché la tastiera si infilava sotto, era una specie di desktop, di PC desktop ante litteram, se ci pensi, non era certo un tower, era proprio un desktop, quindi sì. Era questa specie di tavolino di parallelepipedo, e sotto si infilava la tastiera e sopra c'era il monitor, che ora adesso se ci penso, tra l'altro era pesantissimo il monitor dell'Amiga, ancora me lo ricordo, nel 1081 era veramente pesante, perché era un monitor con un tubo catodico, pur essendo piccolo lo schermo, in 4/3, c'era questo tubo catodico dietro che era mostruoso rispetto a un televisore normale, per cui adesso pensandoci dico, ma appoggiarlo sopra il case dell'Amiga mi sembrava quasi una pazzia, invece no, era proprio così che si faceva, e quindi era, mi ricordo che era una roba che superava il milione tranquillamente. Sì, aveva il suo costo assolutamente, ma più di un milione, perché il 500 io l'avevo pagato quasi, sai che non mi ricordo, ma mi pare 800.000 lire, no? Esatto, il 500 costava sulle 800.000 lire, che era il prezzo di lancio del Commodore 64 quando è uscito. Poi chiaramente si è abbassato, ma anche il 500 poi si è abbassato, no? Invece l'Amiga 1000 usciva già sul 1,5 milioni, 1,2 milioni, era sopra il milione. Quindi chiaramente era anche giusto che mi dicessero, insomma, perché non si accontenta del Commodore 64. Tra l'altro io sono stato veramente un early adopter dell'Amiga, perché sono partito col 1000, quindi era proprio una cosa che probabilmente anch'io da genitore avrei detto a mio figlio: senti, bello mio, accontentati del Commodore 64 piuttosto di sta roba che è appena uscita. Invece alla fine me l'hanno preso, però me l'hanno fatto anche sudare, giustamente. E quindi anche lì per me Amiga Atari ST, Amiga tutta la vita. Tra l'altro solo raramente usciva qualcosa che non fosse anche su Amiga, e quando chiaramente era su tutte le piattaforme era molto meglio su Amiga, ma mi ricordo qualche titolo
che è uscito magari in esclusiva temporale, quantomeno su Atari ST c'era Robocop, il primo Robocop, che era solo all'uscita era solo Atari ST, poi magari l'hanno anche convertito su Amiga. Sì. Qualche titolo usciva magari prima su Atari ST. Sì, no, quasi, guarda, moltissimi titoli, perché comunque all'estero, soprattutto in Inghilterra, era già diffuso e molto più dell'Amiga, poi è stato raggiunto dall'Amiga, quindi aveva senso sviluppare software per questa macchina. Poi, visto che il processore appunto era uguale, no, tra le due macchine, le conversioni erano molto, se non quasi immediate, erano comunque molto, c'era molto poco da lavorare per convertire un gioco dall'Atari ST all'Amiga. Il contrario invece era più problematico, perché l'Amiga era una macchina più potente, aveva dei chip dedicati, per cui non si sono visti tantissimi titoli che da Amiga hanno fatto il giro inverso. Ti ricordi che aveva questi chip che avevano i nomi di donna? Sì, no, aveva il nome di Paperì, di come si chiamano le tre sorelle, le tre cugine di Quico qua, giusto? Sì, c'era Daisy, sì, ma era in inglese, quindi sì. Da noi non credo che le avessero dati nei fumetti di Topolino i nomi, infatti anche Quico qua erano dei nomi italianizzati. Sì, adesso non mi ricordo il nome né degli inglesi né degli italiani, comunque. Sì, no, se ci pensi sta cosa è interessante, ora che hai detto dei nomi mi hai fatto venire in mente che quello che per noi era Topolino e Paperino, lì invece originali erano Topo Michele, Papero Donaldo, cioè avevano proprio dei nomi propri. E questo chiaramente poi valeva anche per i piccoli personaggi, no? Tipo Quico qua, piuttosto che le nipoti di Paperina e cose così. Eh sì. E quello chiude un po' la tifoseria della guerra, e invece poi si aprono le vere guerre, che sono quelle delle console war, partendo da quella 16-bit, no? Che erano anche delle guerre a livello di azienda, di brand, quindi Nintendo contro Sega. Io sono partito dal Mega Drive, poi sono passato al Super Famicom, e quindi durante la console war a 16-bit, Mega Drive contro Super Famicom, per me era chiaramente Super Famicom come schieramento. Per me invece non c'era problema, perché come sai io sono passato dall'Amiga al PC senza passare dalle console, per cui non ho mai avuto nemmeno l'idea che ci fosse una console war tra le due. Ah, cioè in realtà sì, cioè io sapevo che c'era questa console war tra sostenitori Nintendo e Sega, anche perché c'era la questione delle mascotte, no? Se non ricordo male. Esatto, Mario contro Sonic, tra l'altro Sonic studiato a tavolino per essere l'anti-Mario, no? Giusto? Esatto, per essere l'anti-Mario, altro che Wario. Il vero anti-Mario era Sonic. È vero, ma ci stava, perché effettivamente si erano fatti i conti, avevano visto che il pubblico degli utenti era un pubblico di adolescenti, e quindi hanno detto, ma invece di prendere l'idraulico baffuto, panzuto, italiano, prendiamo un personaggio figo, sai, con la faccia furba, è velocissimo, cioè è una roba che chiaramente sia, almeno sulla carta, ma poi anche sullo schermo, molto più cool dell'idraulico di Mario, no? Sì, assolutamente. Ma poi mi ricordo che proprio perché c'era questa lotta, no, tra le due mascotte, Sega inseriva Sonic ovunque. Io mi ricordo degli arcade di guida, adesso non mi ricordo se era Daytona o cosa, dove c'era il ciondolino con Sonic che penzolava dallo specchietto retrovisore. Questa cosa mi aveva colpito, perché era proprio... Sì, era Red Racer e poi Red Rally. Adesso non mi ricordo perché sono passati tanti anni, era comunque tipo il 1990 sarà stato, va. Sì, utilizzava una versione migliorata del motore grafico che girava poi ai tempi prima anche su Outrun, no? Uh-huh. Quindi con queste texture, questi bitmap che in realtà, pur essendo piatti, ti davano l'effetto 3D, perché ne mettevano uno dopo l'altro, e l'avevano usato anche per il gioco quello dei go-kart, non mi ricordo come si chiama, e quindi dentro l'abitacolo c'era il ciondolo di Sonic che ballava. Ma il fatto è che, se ci pensi, io non so se tu ti ricordi, ma io ricordo ancora delle pubblicità, tra l'altro rigorosamente in inglese, dove c'era Sega che era bastardissima nei confronti di Nintendo, perché erano proprio pubblicità quasi comparative, cosa che secondo me oggi sarebbe super scorretta, non credo che potrebbero farla. E quindi c'era una roba, mi ricordo ancora questo slogan, che era tipo Sega does what Nintendo don't. Bellissima. No, bellissima. Peccato che in Italia queste cose fossero vietate, perché è bellissima. È pazzesco.
Sì, si inventavano queste cose, oppure facevano vedere tipo i due giochi vicini o in quelle animate ti facevano vedere che Sonic era velocissimo e intanto Mario era lì che ballonzolava da una parte all'altra, cose che alla fine avevano poco senso perché si sa a chi ha dato ragione la storia no? Sì. Cioè, io personalmente, al di là del fatto che fossi femicomiano fino al midollo, dal punto di vista delle mascotte, boh, questa cosa mi ha sempre lasciato indifferente, perché proprio secondo me non era una vera lotta, perché erano talmente diversi. Cioè, alla fine Sonic, più che un platform, era quasi un gioco di corsa in cui dovevi sfruttare i riflessi per capire dove dovevi andare, più che un platform vero e proprio, eh. Era anche disorientante da un certo punto di vista, quindi diciamo che non si poneva secondo me questo tipo di rivalità a livello effettivo. A livello di immagine, ma anche lì puoi paragonare un essere umano con un porcospino? Bah, non lo so. Sì, infatti non è una cosa, boh, non lo so. Comunque le mascotte poi è una cosa che comunque è andata scomparendo, nel senso che non mi sembra che attualmente ci siano degli scontri tra mascotte. Ma Sony, quando è arrivata Sony, è scesa in campo, quindi subito dopo i 16-bit, no? Perché è iniziato con la PlayStation 1, quindi è iniziato con la generazione a 32, beh, ce le ha avute le sue mascotte, anzi ne ha avuta più di una. Forse la caratteristica è stata Crash Bandicoot, però c'aveva anche Spyro, Ratchet & Clank ce le ha, insomma ne ha avute di mascotte, no? Sì. Adesso si potrebbe dire che c'è Astrobot. Sì, beh, perché no? È attesissimo, no, ma... il gioco di Astrobot, tra l'altro. Sì, no, ma per forza ti dico così, per forza, perché alla fine, come si chiama, la Crash Bandicoot, se non sbaglio, adesso è proprietà Microsoft come personaggio. Ah sì, è vero, perché era della Insomniac, no? Di che marca? Di che... Chi è che l'aveva fatto? Non mi ricordo più. Sì, erano quelli che avevano fatto Link, che poi hanno fatto Uncharted. Ed è diventato... Sì, certo, è Sony. È diventato Microsoft. Perché è diventato Microsoft, scusa? Perché si è presa l'Activision. Siccome è Activision... Ma davvero? Ma no, è Sony, secondo me. No. Microsoft si è comprata Activision, no? La saga storia. Si è presa Activision, Call of Duty. E Crash Bandicoot era marchio... Era proprietà Activision. Sì, infatti sì, farà una comparsata nel nuovo Astrobot, eh? Farà una comparsata nel nuovo Astrobot. Vedremo. Non è più Sony, ma neanche Spyro credo che sia più Sony, eh? Credo che gli sia rimasto giusto Ratchet & Clank, che non è neanche un first party probabilmente, forse sì, non lo so, e poi alla fine però sì, non si usa più tanto sta cosa delle mascotte un po' in assoluto. Invece sono andati avanti con la console war, che adesso anche ora, cioè la console war ormai è un po' passata di moda, si passa più sulla software war, ma ne parliamo dopo. Sì. Invece sulla console war c'è stata, diciamo, la graduale fuoriuscita di Sega, però ancora fino ai 32 bit c'era, ha detto la sua, certo. C'era PlayStation 1 contro Saturn ai tempi, tra l'altro il Saturn forse era uscito un pelino prima sul mercato, e però lì era una situazione che io ce l'avevo tutte e due. Ti facevi la guerra da solo? Sì, mi facevo la guerra da solo. In realtà, a parte le esclusive sul Saturn, anche se tecnicamente era più dotata la PlayStation 1 a livello di 3D e il Saturn a livello di 2D, questa era la questione. E i giochi Sega hanno sempre avuto quel flavor, no? quel gusto, quella rifinitura, quell'attenzione che secondo me Sega aveva proprio come tradizione di azienda che faceva degli arcade e dei coin-op di altissimo livello, no? E quindi anche uno si aspettava, e c'erano anche delle ottime conversioni, cioè forse probabilmente il miglior Virtua Fighter ai tempi era quello su Saturn, tanto per dirne uno. E quindi... Però se lasciavi stare le esclusive, che normalmente erano i first party dell'azienda che aveva fatto la console, sappiamo che Sony con PlayStation 1 ha vinto a mani basse, quindi chiaramente mi avessero chiesto devi rinunciare a una delle due, mi sarei tenuto strettissimo la prima PlayStation. Eh sì, immagino. Del resto io ce l'ho ancora la prima PlayStation. Tu ce l'hai ancora la PlayStation? Sì. Sì. Anche se non è quella che avevo preso, perché non è quella giapponese, era una PlayStation europea modificata per diventare region free, quindi c'era una modifica parata. Anche la mia è modificata, ovviamente. Credo che PlayStation non modificata in Italia non se ne trovino più, caro mio.
però da un certo punto di vista non era tanto una questione di andare, di violare le regole, era proprio una questione perché erano ancora tempi in cui effettivamente, cioè hai presente quanto tempo c'è stato tra l'uscita, ne dico uno a caso per dire un capolavoro indiscusso, di Metal Gear in versione giapponese e Metal Gear in versione europea, cioè 6 mesi e passa, sono... Sì. Quando è arrivato a Luca la versione italiana, cioè io avevo già finito quella giapponese da 6 mesi, sì, come minimo. Da mesi, cioè anche se ero andato a tentoni perché era proprio in giapponese, non è che non c'era quasi niente in inglese, quindi era necessario, cioè per un amante vero dei videogiochi come potevamo essere noi che eravamo partiti anni prima, limitarsi a quello che era il mercato PAL voleva dire arrivare in ritardo di anni quasi, no? Ma già a partire dall'uscita della console, che è uscita contemporaneamente come oggi in tutti i mercati, e quindi siamo d'accordo che la console War tra 2-bit ci siamo tutti e due schierati sulla versante PlayStation. Invece sulla seconda sulla generazione successiva, che era quella in cui già aumentavano i partiti, le squadre in campo, perché si era giunta Microsoft. Eh sì, erano in 3 a giocare stavolta. Esatto, anche se campionato a 3. Anzi, scusa, a 4, perché poi la Nintendo comunque c'è sempre. Sì, la Nintendo c'è sempre, ma non lo so. Io ce l'avevo tutte a quel punto, Anzi, avevo anche il Neo Geo, se vogliamo essere. Ah, ecco, avevi anche SNK. Bene. Sì, quindi avevo PlayStation 2, avevo Dreamcast, avevo la prima Xbox e avevo il Neo Geo. Però sono uscito in maniera talmente scaglionata che forse le uniche che più o meno hanno sgomitato sono state prima PlayStation 2 contro Dreamcast e poi PlayStation 2 contro Xbox. Sì, decisamente. Sono parte. E diciamo che secondo me tu non ci crederai, ma per me in quel caso era prima Dreamcast e poi Xbox a vincere, anche se Dreamcast rimane sempre nel mio cuore, però non lo so, ma a me la PlayStation 2 mi ha sempre lasciato perplesso. Allora, devo dirti che io il Dreamcast è una delle poche console che veramente rimpiango di non aver posseduto, perché ogni volta che la vedevo da te rimanevo a bocca aperta, non so perché, ma aveva una resa grafica che surclassava tutto quello che c'era intorno, secondo me, no? Vero? Aveva... No, secondo te, è così, ti ho raccontato che quando sono passato all'HD e quindi ho attaccato le vecchie console che avevo, PlayStation 2 e Dreamcast, al mio primo televisore HD Ready, che poi supportava il Full HD perché aveva il doppio sintonizzatore, quindi era un HD Ready doppio, che era un Philips, l'unico che supportava il 1080, la PlayStation 2 si vedeva malissimo, cioè vedere la PlayStation 2 upscalata come grafica, dicevi no, guarda, meglio il televisore con le scanline. Esatto, veramente. Dicevi meglio il televisore con le scanline. E invece il Dreamcast cosa faceva? Il Dreamcast era pauroso, cioè pur essendo in bassa definizione, aveva una qualità proprio a livello di definizione dell'immagine, oltre che di colori, spaventosa. Cioè, io mi ricordo ancora Soul Calibur su Dreamcast, cioè una cosa spaventosa, spaventosa. E poi è arrivato l'Xbox. Poi è arrivato l'Xbox, che chiaramente è stata divertente sta cosa, perché è arrivato per ultimo ed è uscito fuori per primo dalla competizione, perché è stato, come abbiamo detto in un'altra puntata, cannibalizzato dalla stessa Microsoft per battere sul tempo la generazione successiva con Xbox 360, no? Con questo esordio dell'alta definizione, quindi per cavalcare e vincere sul tempo, e ce l'ha fatta, ha battuto sul tempo la PlayStation. E anche lì, per me, pur avendole tutte e due, tra l'altro comprate tutte e due in versione non europea, perché Xbox 360 io l'ho presa praticamente che ancora non c'era in Italia, e la stessa cosa con PlayStation 3, è stata la mia ultima versione giapponese di console, perché l'ho presa giapponese la PlayStation 3. E però per me Xbox 360, sicuramente. Anche a posteriori, ti dico, con tutto che ci sono stati dei capolavori su PlayStation 3 che ancora mi ricordo e che sono attualmente ancora già convertiti per PlayStation 4, per PlayStation 5, capolavori come ICO, ma tanti, tanti. Però secondo me, come Xbox 360, anche grazie ai famosi arcade, no?
alla versione arcade, dove sono usciti un sacco di titoli bellissimi, grazie pure a aziende che prima erano sul campo come Sega, sì. Per cui c'era Sega, sì. C'era Outrun, c'era Afterburner, cose che adesso non esistono più in retrocompatibilità, purtroppo, cioè o hai un Xbox 360 o te ne scordi. Ecco, invece io sono sempre rimasto sonaro e quindi per me la PlayStation 2 è stato il massimo della vita, meglio dell'Xbox, non del primo Xbox, e anche la PlayStation 3 l'ho preferita alla fine al 360. Nota che anche io ho comprato il 360 prima della PlayStation 3, perché uscì prima e poi perché c'era Oblivion, che per me è stata la killer application. Però ci ho giocato tantissimo col 360, però poi piano piano mi sono reso conto che passavo sempre più tempo con la PlayStation 3, quindi forse è anche una questione del joypad, mi sono sempre trovato meglio con quello della PlayStation. Sì. No, allora, io sta cosa, allora, a parte il fatto che già a quel punto, avendo una certa età, e credo valga anche per te, non eravamo più dei tifosi così sfegatati, no? No, certo, era una questione di tifoseria, era una questione di qualità della vita, cioè preferivo miei. Sì, era anche una questione di gusti. Immagino che la PlayStation 2 tu l'abbia amata perché è stata veramente diventata la console di riferimento di tutti i JRPG, anzi molti neanche sono stati localizzati, ma sì, quando venivano localizzati li trovavi su PlayStation 2, non li trovavi certo su Xbox. Certo. Qualcosa su Dreamcast c'era, però non quanta la roba che c'era su PlayStation 2, quindi lì lo so, anzi penso che tu ti sia innamorato dei JRPG su PlayStation 2. Ma iniziando già dalla 1, devo essere sincero. Però... cioè, lo capisco sta cosa. Io ti dico Xbox 360 meglio di PlayStation 3, perché se vado a vedere la quantità, perché lì si va a vedere perché sono ancora in versione fisica, no? Vado a vedere la quantità di titoli che ho per Xbox 360 è 10 volte quella che ho per PlayStation 3. Nel senso che per PlayStation 3 sì, ho le esclusive Sony e poca altra roba. Mentre invece quando era multipiattaforma andavo su Xbox 360 subito, anche perché Xbox 360 adesso è una cosa che non ci crederebbe più nessuno, non richiedeva l'installazione. Eh sì, è vero. Se non era solo che andava su DVD, dove la PlayStation 3 già supportava il Blu-ray, no? Non richiedeva l'installazione, cioè sai che comodità infilare dentro il disco e giocare. Quando c'erano delle patch te le salvava nella memoria interna della console. Quindi è vero, vero, però pensa che a un certo punto ci fu l'aggiornamento del firmware per cui era possibile installare i giochi. Ed era una conquista in un certo senso. È partito quando hanno anche iniziato a essere prodotti giochi che erano su più di un DVD, tipo GTA 4. Sì, certo. Quindi lì diventava dover cambiare disco, insomma, non era il massimo della non mia. Solo, poi comunque è anche rumoroso il disco a girare, era rumoroso, e poi appunto esatto. Guadagnava anche in velocità poi i caricamenti, ecco. Esatto. Quindi per me Xbox 360 proprio a mani basse invece. Quando invece poi io sono passato direttamente e sono rimasto sulla sponda Sony con le due generazioni successive, quindi con PlayStation 4 contro Xbox One, anche se devo dire che poi quando c'è stata l'upgrade a One X da una parte e Pro dall'altra, ho avuto qualche indecisione, ma tanto era proprio la parte finale della generazione. E anche qua PlayStation 5 contro Xbox Serie X è più o meno come PlayStation 4 contro Xbox One, cioè ho 20 volte i titoli che ho sull'altra console, quindi ormai definitivamente Sony, anche se cioè, mi rendo conto che per esempio Serie X è un po' più potente della PlayStation 5 in termini di frame rate, infatti è il motivo per cui uscirà la Pro in modo tale da non avere rivali neanche da quel punto di vista. E io come te sono rimasto su quella sponda lì, assolutamente. Non ho mai più comprato nessun Xbox dopo il 360, e anche perché diciamo che la PlayStation mi basta, avanza. Ecco, se ora avessi soldi in abbondanza e tempo in abbondanza, magari prenderei anche altre console, ma mi basta e avanza. Quindi dovendo scegliere, proseguo su i PlayStation, anche perché ho tutto il mio backlog, tutti i miei giochi già comprati, che tanto vale tenere, ecco. Sì, ma comunque voglio dire, se ci fai caso, ora non c'è più quel tipo di umore che c'era soprattutto negli anni 80,
a livello di tifoseria, perché si è forse un po' spostata negli anni gradualmente. Ma sì, nel senso che la tifoseria esiste sempre e un pochino esiste, persiste anche nell'hardware, perché poi l'ho vista anche su console portatili, l'ho vista anche addirittura tra PC e console, esiste adesso questa cosa, però forse sì, si è più spostata sui giochi, no? Per fare un esempio classico, proprio classicissimo, FIFA contro PES, ti ricordi? Sì, FIFA contro PES, Street Fighter contro Tekken, poi ci hanno fatto pure il crossover a livello proprio di gioco, Street Fighter versus Tekken, dice, ah sì, visto che sono rivali, tanto vale che facciamo, cosa che non avrebbero mai potuto fare tra FIFA e Winning Eleven, no? FIFA per PES, no? Invece hanno fatto Street Fighter cross Tekken ai tempi, una roba, vabbè, indecente. Quindi sì, anzi, io da quel punto di vista, pur avendo dato 99 a Street Fighter, sono convinto che sia stato meritatissimo e ve lo ridarei di nuovo. Per me Tekken, proprio a livello proprio, sai, di stomaco, di intestino, di budella, mi fa un effetto proprio così. È amore vero. Sì, è proprio amore, non c'è niente di logico. Non c'è niente di logico dietro, è proprio una questione che ti prende l'istinto. E invece quando escono i titoli più attesi ci sono un po' queste situazioni divisive, queste controversie. Pensa spesso prima ancora che li si testi con mano, no? Alle volte iniziano già i flame ancora prima che il gioco esca. Sì, ma anche perché siamo ormai nella società che va avanti così, no? Con gli hater da una parte, i sostenitori dall'altra, siamo nell'era dei social, quindi figurati. Content creator pro, content creator contro, e l'ultimo caso, che è quello un po' di cui si parla in questo periodo, riguarda uno dei titoli più attesi sia per l'azienda che lo ha prodotto sia per il brand che si porta dietro. Cioè, da una parte abbiamo Ubisoft che, diciamo, che con Assassin's Creed ha inaugurato la serializzazione del gameplay open world rispetto a quello che era stato ai tempi iniziato da GTA, ma che poi, voglio dire, in qualche modo è diventato un marchio di fabbrica di Ubisoft, il concetto di open world, con tutti i pro e i contro di un certo tipo di visione di open world, e dall'altra c'è un brand come Guerre Stellari che sappiamo che ha avuto, cioè è stato il brand più convertito dal punto di vista videoludico in tutte le possibili declinazioni di generi, perché hanno fatto sparatutto e vabbè, e lì ci sta. Simulatori di volo. Simulatori di volo, hanno fatto platform, hanno fatto first person shooter, hanno fatto addirittura giochi di corsa, ti ricordi che sì, c'era? Sì, quello di Racer. Hanno fatto tattici, hanno fatto strategici, gestionali, multiplayer only, cioè hanno fatto di tutto. E questo è il primo, stiamo parlando di Star Wars Outlaws, è il primo gioco di Guerre Stellari, sul brand di Guerre Stellari, open world. Quindi anche questo ha, da un certo punto di vista, un certo primato. Ed è un gioco che sta facendo discutere, perché è un gioco che, ho notato, divide tantissimo. Tutti, anche i detrattori, dicono che comunque è un gioco abbastanza valido, però c'è chi si aspettava qualcosa che non ha trovato o è stato deluso da certe caratteristiche, quindi diciamo che da un certo punto di vista, se non lo boccia, lo rimanda a settembre, e quindi è un no, e altri invece che dicono no, alla fine ci è piaciuto, bello, coinvolgente, quindi lo promuovono. E c'è questa specie di, è incredibile, è quasi 50-50. Che si dividono le opinioni positive o negative su sto gioco. E secondo te come mai? Ma sai che è una domanda interessante, e probabilmente ci sarebbe da farci sopra una puntata, ma non su Star Wars Outlaws, sul come mai, perché allora, cioè, scusa, una specie, vuoi fare una specie di studio sociologico, antropologico, su come mai succedono queste cose? Ma sai perché? Perché la risposta che ti darei, cioè come mai, è legata a quelle che sono le aspettative videoludiche, ma di una nicchia, secondo me, di giocatori, che è la nicchia, non voglio dire degli hardcore gamer, però sicuramente posso dire dei gamer che hanno una certa esperienza, e quindi sì, sono anche hardcore, perché spesso per hardcore si intende quelli che sono fissati con un certo genere o che amano le difficoltà elevate.
Invece in questo caso si parla di gamer blasonati, veterani che si sono giocati magari, per dire, tutti gli open world usciti fino adesso e che quindi chiaramente quando si trovano di fronte all'ennesimo open world si aspettano delle evoluzioni dal punto di vista concettuale del gameplay che facciano effettivamente la differenza, per esempio. Questo potrebbe essere uno dei motivi, perché poi alla fine quello che è stato criticato di questo titolo è fondamentalmente che ha ancora, secondo i detrattori, quelle macchinosità, quelle manchevolezze che sussistono in altri titoli, pur non essendo Star Wars, altri titoli che però utilizzano il sistema dell'open world. Quindi alcuni hanno detto per esempio che è vuoto, altri hanno detto che l'intelligenza artificiale non è un granché, altri hanno detto che le missioni secondarie non sono così interessanti, capisci? Cioè alla fine non è il gioco in sé, ma è... Ora io mi domando, al di là del fatto che uno possa avere ragione o meno e quindi si possa trovare d'accordo o meno con certe critiche, ma la cosa va effettivamente inserita in un contesto così dettagliato? Quindi non si può esaminare il gioco in quanto gioco, ma deve essere per forza inserito in un panorama che lo vede come ultimo scalino dell'evoluzione affinché sia valutato? Oppure forse è più corretto scorporarlo da quelli che sono altri titoli del world, a maggior ragione di Ubisoft, visto che è lei che l'ha prodotto, e quindi valutarlo per quello che è in sé come prodotto? Questo potrebbe essere un tema di discussione interessante, cioè si riesce a vedere un videogioco per quello che è, per quello che vale, o lo si deve sempre in qualche modo incorniciare, inquadrare all'interno di un panorama che, tenendo conto di quello che è venuto prima, arriva quindi a influenzare in maniera così determinante il valore e il riconoscimento che viene dato a un titolo? Guarda, questo è uno dei tanti aspetti discutibili della critica videoludica, perché ce ne sono tanti tanti. Questo è sicuramente uno degli aspetti discutibili, cioè non si capisce bene perché la critica in alcuni casi proceda secondo questo schema e in altri casi no. Cioè io sono molto più per l'assolutismo, cioè nel senso, un titolo va considerato per quello che è, non per quello che c'è stato, ci sarà e ci si aspettava, era stato detto, eccetera eccetera eccetera. Te non pure, lo so, io sono, sai che io sono d'accordissimo con te, eppure io sono come te un veterano, cioè io mi posso anche rendere conto oggettivamente di quelle che sono certe mancanze, perché anch'io ho giocato un sacco di titoli prima, no? Più o meno belli, open world. Quindi certe cose io le vedo, non è che non me ne accorgo, però non me ne frega nulla, cioè non inficiano quella che è la mia esperienza, perché io sto giocando con quello in quel momento, no? Quindi sono dettagli che secondo me passano veramente tantissimo in secondo piano, perché è qua, diventa quasi, mi fa sorridere dirlo, però è così, diventa quasi un'analisi tecnica di qualcosa che non dovrebbe essere tecnico. Cioè finché stiamo parlando di grafica, di frame rate, sono argomenti tecnici, ma quando cominciamo a fare differenze tra il modo di fare un open world rispetto a un altro, il fatto di renderlo vasto e vuoto oppure pieno e denso, che ci siano dei gusti, mi sta benissimo, ma che tutto venga in qualche modo classificato, inserito in una serie di, come se fosse uno schedario, no? E quindi poi valutato rispetto al resto, è così importante? Secondo me no, nel senso che alla fine, se un gioco ti fa infilare nella sua lore, ti conquista, ti avvince, ti diverte, cioè certe cose diventano poco significative, secondo me, cioè io la vedo così. E tu pensa che io sono uno di quelli che è partito forse prevenuto. In che senso? Cosa ti aspettavi? Una No, sono partito prevenuto proprio già guardando il trailer ai tempi. Cioè, perché chiaramente io sono un fan di Star Wars, no? E quindi sono abituato a lo Star Wars tra virgolette classico. Quindi perché sono un fan della prima ora della trilogia iniziale, quella quarto, quinto o sesto episodio. E quindi anche se non mi aspetto e già so che i titoli sono ormai una pedissequa trasposizione dei film, ormai i film sono vecchi, quindi figurati, sono un'altra cosa, lo so, però mi aspetto che ci sia sempre un certo tipo di lore che ha degli stereotipi che sono quelli, uno su tutti, il tema di Star Wars di John Williams, oppure i titoli iniziali che ci sono sempre, no?
a scorrimento in prospettiva gialli, Star Wars, esatto, oppure che ne so, il fatto che ci sia uno Jedi in mezzo, o che se non ci sia uno Jedi ci sia comunque un personaggio che è un personaggio che fa parte dell'immaginario cinematografico come protagonista. Invece qua niente di tutto questo, niente. Non ci sono le musiche di John Williams, non c'è la sequenza dei titoli di testa in prospettiva. E tutto la questo, scusa, tutto questo perché? Tutto questo ora te lo dico perché la protagonista non è uno Jedi e non è neanche un personaggio noto della cinematografia. Oltretutto, e qui c'è la mia difficoltà soggettiva, eppure femmina, e tu sai che io ho difficoltà a immedesimarmi di una donna, mi è riuscito bene soltanto con la protagonista di Hellblade finora. Ecco, e scusa, quindi, cioè, piccolo inciso, ho ripreso a giocare dall'inizio la saga di Mass Effect e ovviamente ho fatto uno Shepard donna. Ecco, ma infatti da questo punto di vista e te siamo agli antipodi, come esatto, tanti esatto. Esatto, quindi tu, conoscendomi, immaginati come io mi sono approcciato a sto titolo, no? Niente John Williams, che per me insieme a Morricone è la massima espressione della composizione musicale del XX secolo, quindi niente John Williams, niente titoli di testa, niente protagonista maschile, niente Jedi, niente, quindi dici vabbè, e quindi sono partito come dire ma. E invece mi ha conquistato sotto tutti i punti di vista, cioè il tema originale nuovo bellissimo. La protagonista, ok, se la gioca con quella di Hellblade come perché è una ladra, cioè è come se fosse un Han Solo un po' più bastardo e più giovane. Solo che dove Han Solo aveva Chewbacca, lei ha questa specie di piccolo gremlin che poi sembra un axolotl, un gatto tipo axolotl, che chiaramente lo manda a fare tutto quello che lei non può, perché va dall'attivare delle leve o degli interruttori dove lei non può arrivare sul momento, piuttosto che a distrarre i nemici, attaccarli, addirittura derubarli. E quindi, cioè, è una roba che sinceramente mi ha conquistato e non me l'aspettavo. E quindi per me, cioè, sì, è vero che il fatto che, per esempio, lei riesca ad atterrare gli Stormtrooper con un pugno o con un pugno sulla testa o in faccia, se stai a guardare il dettaglio dici ma insomma, come fai a dare un pugno a uno che c'ha una corazza in testa che sente? Effettivamente. Però chi se ne frega? Cioè, non è questo il punto. Il punto è che è un gioco veramente ben fatto, che integra, secondo me, dal punto di vista del gameplay, un sacco di generi bene, perché c'è il platform, perché sta qui, salta, si arrampica, ha il rampino. Oltretutto, a differenza dei giochi dove l'arrampicata è assolutamente telefonata, e allora lì sì che uno dovrebbe dire, se vogliamo stare attenti al dettaglio tecnico, allora gli altri giochi sono ridicoli, perché sembra che ti facciano proprio, no? Ti illuminino in maniera fluorescente con neon lampeggiante i punti in cui ti puoi arrampicare. Qua invece non sono così evidenti. Quando ti avvicini te ne accorgi, perché le pareti sono più lisce e hanno una specie di colorazione giallina, ma non è una cosa così evidente. E quindi molti sono rimasti disorientati. Io me la digno, perché dico, visto, vi lamentate dei titoli dove le arrampicate sono telefonate, poi quando ve la tolgono l'arrampicata, allora criticate che non si capisce dove si può fare. Cazzo, esploratevi i livelli, no? Esploratevi, fate qualche tentativo, prima o poi lo trovate il punto. Anche perché è logico che ci sia, no? Alcuni, per esempio, si sono lamentati, hanno detto sì, però vedi, in quasi tutte le strutture ci sono questi cunicoli in cui ti puoi infilare. Beh, cazzo, sono prese d'aria, no? Cioè, lì, quando sei al chiuso, vuoi che non ci siano i condizionatori sottoterra o in strutture. Ce l'abbiamo pure noi, certo, non abbiamo i cunicoli alla Alien, però ci sono. Quindi è un gioco che in realtà mette dentro tanti spunti e sono tutti fatti abbastanza bene, quindi il risultato è che è maggiore della somma delle sue parti, è incredibile secondo me, perché ci sono situazioni platform, esplorazione, scontri a fuoco che non possono mancare a colpi di blaster, ma soprattutto la parte che a me piace di più, che sono i livelli stealth. I livelli stealth che secondo me sono veramente belli, innanzitutto perché in realtà non sono del tutto lineari, nel senso che spesso li puoi affrontare scegliendo percorsi diversi, tattiche diverse,
privilegiando cose diverse da fare, non seguendo sempre lo stesso percorso. Sono un po' trial and error, ovviamente, però ci sono i checkpoint che mitigano la ripetizione di alcune fasi, e poi sono influenzati anche tanto dal grado di notorietà che tu nel gioco, quindi della tua reputazione che tu acquisti e migliori nei confronti di questi sindacati criminali, perché fondamentalmente la storia che è ambientata tra il quinto e il sesto episodio, quindi tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, un po' a metà tra questi due film, è una storia che vede protagonista questa giovane ladruncola, che poi è un underdog, quindi è una povera disgraziata che vive in uno di questi mondi dell'orlo esterno, che sono i mondi un po' periferici, quelli un po' lasciati a loro stessi, e sono mondi in cui spadroneggiano le associazioni criminali, tra cui quella di Jabba the Hutt, perché ci sarà anche Jabba the Hutt nel gioco, no? E quindi da una parte c'è l'impero, dall'altra più che i ribelli, che comunque ci sono, ma dietro le quinte ci sono queste fazioni criminali, e tu in quanto criminale, perché alla fine sei una ladra, quindi rubi, decidi da chi farti assoldare, con chi schierarti, cambiare schieramento, ci sono sorprese, doppi giochi, false piste, e a seconda dei favori che fai, delle missioni che completi per un sindacato o per un altro, guadagni reputazione. E ci sono vari gradi di reputazione, cioè parti dalla reputazione cattiva, poi c'è la scarsa, poi c'è la buona, e guadagnando reputazione tu hai una serie di vantaggi, che possono essere il fatto che certi mercanti di una fazione ti vendono delle cose che altri non hanno, ma se non hai abbastanza reputazione non te li vendono. Ma quando perdi reputazione ti sparano, cioè tu vai nelle zone che sono quelle di certe fazioni criminali, e certi livelli a vista ti sparano, così. Esatto, diventano più difficili. Ah, ok. Capisci? Diventano più difficili. Cioè, in certi casi ti fanno entrare, quantomeno nella zona. In altri casi, se la tua reputazione è bassa, non puoi accedere direttamente, devi industriarti per trovare un percorso che in qualche modo aggiri la sorveglianza, perché a volte hai proprio bisogno di accedere in certe zone per completare certi obiettivi e fare certe cose. Okay. Sì. Al di là di questo, la lore di Guerre Stellari, per come è resa, è meravigliosa. Cioè, parti dal tuo pianeta natale, che poi abbandoni per un colpo andato male, perché scappi a bordo di un'astronave che tra l'altro rubi, e finisci in questo pianeta che si chiama Toshara, dove c'è questa cittadina che, cioè, sembra veramente di stare dentro Guerre Stellari. Fa l'effetto che faceva la cantina del primo Guerre Stellari, quindi di episodio 4 su Tatooine. Tu immaginati quel quacervo di razze aliene che parlano, che bevono, che giocano, che litigano, che si sparano, e moltiplicalo per 1000, perché lì è una situazione che trovi estesa a un'intera città, per cui c'è il mercato, ci sono le piazze, ci sono le vie, ci sono i bar, ci sono i casinò, cioè, e tu sei là dentro che cammini in una situazione dove ti senti parte di una realtà brulicante di vita, cioè ti senti veramente dentro Guerre Stellari, perché ci sono le razze, ci sono gli animaletti, ci sono un sacco di persone con cui puoi interagire, addirittura alcune ti metti vicino e le ascolti, perché magari hanno delle informazioni che ti sbloccano delle missioni. Okay. E questa cosa è particolarmente coinvolgente, perché hai tutta una serie di cose che puoi fare al di là della trama principale, che è bellissima, che valorizzano moltissimo il brand di Star Wars e mostrano come sia stato riprodotto con enorme cura. Poi vabbè, chiaramente ci sono gli scontri nello spazio, non possono mancare, molto arcade, quindi con visuale in terza persona. Lì un po', se ci fosse stata quella in prima, però sarebbe stato meglio, decisamente. Sì. Però tanto non è che piloti dei jet da combattimento, hai queste navi che alla meglio sono di stile Millennium Falcon, no? E quindi, però vabbè. In terza persona si vede, ci sono anche chiaramente i pianeti, che sono talmente vasti che alla fine ti ci muovi sopra con gli speeder, per cui tu hai il tuo speeder, che è un'altra delle cose che migliori durante il gioco. Per cui tutta una serie di critiche che io ho visto che sono state fatte, per esempio. Ad esempio, scusa, questa cosa dello speeder, dicono che è tristissima, che si va in giro e basta, e puoi sparare ai nemici ma facendo una specie di rallentamento del tempo, selezioni i bersagli e spari. È vero che è così limitato? No, allora, innanzitutto il fatto
del bullet time, del rallentamento del tempo per sparare, e non c'entra niente con lo speeder, cioè è una situazione che tu hai dopo un tot di colpi in cui accumuli una sorta di chiamiamola energia bonus, e sblocchi, che chiaramente si chiama adrenalina, che puoi anche far crescere con certi oggetti, perché poi c'è anche la parte chiaramente ruolistica, anche se non è così vasta come un God of War, per dirti, no? Però c'è. Quindi dopo un po' sblocchi questa situazione, che puoi usare una volta, in cui praticamente hai un tempo rallentato in cui puoi selezionare certi nemici, e poi fai la classica cosa alla pistolero del Far West, no? Un po' anche alla Red Dead, cioè quando sblocchi questa selezione, lei prende automaticamente, spara e fa fuori questi tre o quattro bersagli. Io più di tre non sono mai riuscito a selezionarne, che poi però è una situazione molto spot. Il fatto dello speeder che va in giro, secondo me, io non ho nulla contro il fatto che il pianeta sia vasto e non sia così pieno, cioè io ho giocato a Red Dead Redemption 2 e l'ho amato, quello sì, ogni due secondi hai qualcosa da fare, qua no, però qual è il problema? Cioè, sono pianeti enormi, con piccoli nuclei abitati, poi c'è qualche fattoria, ci sono delle installazioni imperiali, ci sono degli animali, ci sono dei pirati, ci sono gli accampamenti, va benissimo così. Anzi, ti dirò che io non ho notato, innanzitutto non mi sono annoiato per le missioni secondarie. Cioè, per dirti, un gioco che io amo tantissimo, Spider-Man 2, è sì, molto più riduttivo a livello di incarichi secondari. Ah. Cioè, lì veramente hai, proprio statisticamente, lì hai in ogni quartiere hai un certo tot di rapine che devi sventare, un certo tot di cose che no, ci sono proprio i crimini proprio che numerati, no? Che si ripetono, si reiterano. Qui ci sono delle situazioni che si reiterano, tipo la tipa che ti ferma e ti dice: vuoi fare una gara di speeder? E quindi poi ci sono i checkpoint da raggiungere, piuttosto che la fattoria che viene assaltata dai pirati. Però non è una cosa così frequente. Hanno trasformato, secondo me, le missioni secondarie in modo intelligente, quasi contestualizzandole all'interno di quella che si può quasi leggere come una sorta di trama. Cioè, tu pensa che alcune missioni secondarie ti spuntano con un punto interrogativo, perché non puoi localizzare gli obiettivi nella mappa per dirigerti e farle, perché ti devono capitare, cioè si devono verificare certe situazioni che a volte si verificano e a volte no, un po' come quelle cose che sono le classiche missioni di Spider-Man, che a un certo punto ti spunta il rapinatore e tu non sai quando, però sai che ti spunta, no? Sì, interessante. Senti, una domanda che penso interesserà tutti i nostri ascoltatori. Secondo te questo gioco, sai che io amo moltissimo i giochi Ubisoft, eccetera, secondo te questo gioco mi piacerebbe? Dipende da quello che cerchi. La risposta più corretta che ti posso dare è: dipende da quello che cerchi. Ora, io non avevo, ripeto, io non avevo aspettative, anzi partivo, come dire, un po' poco convinto, e mi ha stupito in positivo, perché ho trovato grandissima atmosfera di Guerre Stellari. Uno. Due, mi sono sentito in alcune missioni come mi ero sentito da spettatore nel guardare, ti faccio un esempio, la scena di episodio 4 in cui si infiltrano nella struttura imperiale per andare a salvare la principessa Leia, no? Non c'è una cosa così, però ci sono infiltrazioni dentro le strutture imperiali, e ti posso dire che ho avuto lo stesso brivido, con la differenza che l'ho vissuto in prima persona e non da spettatore seduto sulla sedia del cinema. E a me sta cosa mi ha coinvolto tantissimo. Ci sono, capisci? Tante fasi di stealth, vero, in questo gioco? Esatto. Cioè, quello che spesso ti è stato criticato, molte fasi stealth sono state criticate perché hanno detto l'intelligenza artificiale non è che sia, oppure tu mandi la bestia e questi si fanno derubare. Ci sono magari cose di questo tipo, ma secondo me, rispetto alla godibilità dei livelli stealth, passano tantissimo in secondo piano. Cioè, facciamo un esempio con un altro livello stealth. Io ti prendo sempre Spider-Man come riferimento, no? Che addirittura i livelli stealth nel 2 già erano molto migliorati rispetto al primo Spider-Man, però rimangono molto più obbligati. No? Non so se hai giocato il primo Spider-Man. Sì, l'ho giocato, altro che. C'erano i livelli stealth che, cioè, dovevi fare praticamente per forza quello. Non avevi libertà se non una perfetta esecuzione di certi percorsi e di certe azioni. Qui non è così. Cioè, qui puoi decidere in che ordine affrontare certe zone di livello, se disattivare le telecamere, se disattivarle direttamente sparandogli o mandando la bestia, oppure trovando il terminale che le disabilita
via informatica, via software. Anche lì ci sono un sacco di puzzle game che si attivano, alcuni sono tipo il mastermind, per riuscire a craccare i vari terminali e avere una serie di bonus che vanno dal disattivamento di difese alla copia di dati, piuttosto che all'accredito di denaro che poi ti serve come l'acqua praticamente, no? Anzi, mi è fatto venire in mente, a proposito di aggiunte, che è pienissimo di minigiochi. Ci sono due o tre minigiochi arcade, oltre alle corse di cavalli, al famoso Salak, che è quello famoso che si vedeva anche nel primo Guerre Stellari, quello con cui Han Solo ha vinto il Millennium Falcon, che è una specie di poker un po' differente. Sì, ho presente, per le coppie. Quindi c'è anche pieno di tantissime cose da fare, c'è anche un rhythm game quasi musicale, perché c'è una musica di sottofondo dove tu mangi ed è quasi un rhythm game con cui sblocchi, ci sono un sacco di tesori da trovare. E quindi sì, è vero che ci sono dentro influenze, che è un po' derivativo, perché si vede che c'è dentro un po' di Assassin's Creed, si vede che c'è dentro un po' di Watch Dogs, certo, però chi se ne frega, se il gioco mi piace, mi diverte, mi conquista, e ti posso dire che la trama è veramente bella, cioè a me la trama è piaciuta tanto. Beh, quello è importante, almeno sei incentivato ad andare avanti. Un'altra cosa che secondo me è encomiabile, che è quelle che vengono viste come le classiche missioni secondarie, che quindi uno volendo può anche non fare, no? Le può saltare, però facendole hai dei vantaggi quasi esiziali per la semplificazione di alcune situazioni di gioco, perché ci sono dei poteri che lei sblocca compiendo certe azioni che non puoi compiere normalmente, alcune, se non all'interno di certe missioni. Cioè hai delle caratteristiche che tu non sblocchi con l'esperienza, perché non c'è un'esperienza, cioè ci sono delle abilità che sono legate a una serie di azioni che devi fare. Quando le hai fatte un tot di volte, tipo per esempio atterrare dei nemici mentre sono distratti, ok? Quando l'hai fatto un tot di volte sblocchi una certa abilità, che potrebbe essere quella, non lo so, di anziché sabotare gli allarmi, come ti serve fare, perché se vieni scoperta loro cercano di suonare l'allarme e tu hai un tot di tempo per bloccarli, sennò poi vieni veramente sopraffatta dai nemici, perché poi quello è il risultato. In alcuni livelli stealth devi rifare la sezione, ma nella maggior parte la cosa si trasforma in uno scontro a fuoco divertentissimo, in stile Guerre Stellari. Sì. E quindi per esempio sblocchi l'abilità dove anziché sabotare l'allarme puoi fare in modo di piazzarci sopra una trappola, e quindi glielo lasci lì, non lo saboti, ma quando quello lì va per attivarlo rimane elettrificato, per dirti, no? Cioè ci sono tutta una serie di cose che secondo me lo rendono, e le missioni principali sono veramente belle, perché le hanno studiate in modo da avere il massimo dell'effetto a livello di spettacolarità, di colpi di scena, di personaggi, e questo secondo me lo rende unico. Io mi sto divertendo, allora sono quasi alla fine, però tra l'altro ci sono tanti pianeti, ci sono 4-5 pianeti, c'è anche Tatooine, che vabbè, quello è fatto benissimo, ma sono anche stati bravi nel differenziare i pianeti, perché hanno scelto il pianeta desertico, hanno scelto il pianeta ghiacciato, hanno scelto il pianeta lussureggiante. Insomma, è un classico fare tutta la tipologia diversa di ambiente, di bioma. Ci hanno messo un po' di tutto. E ci sono anche personaggi importanti che non spuntano chiaramente all'inizio, ma spuntano quando sei più avanti. Quindi è un gioco che ti riserva comunque delle sorprese, ed è costruito molto bene dal punto di vista della trama. E quindi per me è stata una sorpresa. Ma sai che mi hai fatto venire voglia di giocarci? Adesso vedo se quanto costa, quasi. No, costa, nel senso che è un gioco AAA, certo, pezzo pieno. Magari per Natale si trova già in offerta, vedremo. Pensa che quando ho inviato il trailer a Simone di Atariteca, no? Lui ha detto e poi mi ha scritto: mi sono giocato la demo, mi è piaciuto, mi sono divertito. Lui ha il PC. Comunque, secondo me siamo su qualità. Mi ha ricordato molto l'ambiente space opera che avevo vissuto in tempi non recentissimi, ma relativamente recenti, quindi un anno fa, con Starfield. Però con l'ambientazione di Star Wars, che chiaramente ha un fascino inimitabile.
inimitabili. E quindi il classico gioco che è stata una sorpresa, perché si è rivelato molto più di quello che mi aspettavo. Tanto che, pensa, quando ho scritto l'articolo sulla ragione, l'ho dedicato interamente a questo gioco. Vabbè, era Star Wars e quindi meritava un trattamento al di là del gioco specifico a livello proprio di brand, perché quando parli di Star Wars parli di qualcosa che ha superato sicuramente l'ambito in cui è nato. Sicuramente. Beh, guarda, mi hai quasi convinto di provarlo, quindi vedrò, magari romperò il salvadanaio, vediamo. Anche se forse i giochi in cui si spara non sono proprio il mio massimo, preferisco quelli in cui si dà mazzate, però comunque mi sembra interessante, mi sembra un bel gioco. Ma si spara poco, eh? Bene. In realtà, secondo me, il fatto dello sparare lo hanno voluto mettere proprio, come dire, ce lo mettiamo perché non sarebbe giusto non metterlo, però sì. Si capisce che a livello proprio di design non è quello il punto. Sai anche da cosa lo capisci? Dal fatto che tu in teoria puoi raccogliere le armi degli avversari, e ci sono armi di tutti i tipi, perché tu hai il tuo, come si chiama, la tua pistola, no? La tua. Però ci sono anche i fucili, i blaster, ci sono anche i fucili da cecchino, chiaramente sono tutte armi a laser, al plasma, quello che vuoi. Queste armi qua, quando tu le raccogli, non puoi tenerle in inventario. Cioè, tu vai avanti solo con la tua pistola laser. La tua pistola laser la puoi modificare, ci puoi montare sopra i moduli a ioni, quelli al plasma. Okay, però è solo un'arma e basta. Le altre le usi in maniera estemporanea. Okay. Capisci? Sì, questo ti fa capire che alla fine il punto non era lo scontro a fuoco, se no ti avrebbero dato la possibilità, perché ci sono un sacco di farti tutto anche belle. Cioè, dire, io preferisco il fucile da cecchino perché mi è sempre piaciuto in assoluto. C'è il fucile da cecchino a laser col colpo caricato, lo raccogli, ma non lo puoi mettere in inventario. Perché? Perché non è quello il mezzo, diciamo, cruciale del gioco a livello di superamento degli ostacoli. Lei è una ladra, per cui da canaglia, la classica scoundrel, da canaglia agisce furtivamente e cerca di non farsi individuare. Cioè, in realtà l'utilizzo delle armi è l'ultima risorsa. Pensa che addirittura c'è il colpo che serve per narcotizzare, che purtroppo è un colpo da caricare, quindi non ne puoi sparare quanti ne vuoi, devi poi aspettare che si ricarichi, che tra l'altro è una risorsa utilissima, utilissima, ed è per quello che si ricarica, se no uno userebbe sempre quello, no? Certo, certamente. E chiaramente usi più quello del laser, perché alla fine col laser rischi di allertarli, no? Ma anche là ci sono i gruppi di soldati, puoi affrontarli in molti modi. Per esempio, ci può essere un barile di esplosivo, però fa casino. Ci può essere il barile fumogeno, puoi distrarli con la creaturina e mentre sono distratti gli va alle spalle, oppure spari a uno, quindi fai casino, l'altro se ne accorge, ma prima che vada a suonare l'allarme lo atterri. Cioè, sono situazioni che io ho trovato divertenti, e soprattutto in linea con il brand di Guerre Stellari, per cui il fatto che ci si lamenti del realismo di certe cose, sinceramente, allora uno dovrebbe anche criticare i film, no? Assolutamente, cioè, che sono sono proprio a livello favola i film su certi aspetti. Sì, ma secondo me ci sta anche un po' di umorismo e di comicità, no? Cioè, il fatto che gli Stormtrooper avessero una pessima mira nei film, e qui magari fai il colpo alla Bud Spencer che gli dai un pugno in testa, va bene, sì, non è realistico, lei è una ragazzina, questi sono gli Stormtrooper, però è divertente, è piacevole, io mi sono divertito, e soprattutto la trama è veramente avvincente. Bene. Dai, te l'ho detto, mi hai fatto venire voglia. Vedremo, magari ci gioco. Pier, direi che ne hai parlato tantissimo di questo gioco. Abbiamo superato abbondantemente la nostra ora, quindi io penso che forse sia il caso di fermarci qua stasera. Cosa ne pensi? Va benissimo. Dai, tanto i titoli di cui parlare stasera li rimandiamo al prossimo episodio, tanto sicuramente avremo modo di parlare anche degli altri titoli che stasera sono stati un po' fagocitati da questo Star Wars, che mi pare di capire che ti sia piaciuto molto. Sì, no, infatti. Anche perché, appunto, quando si hanno poche aspettative, poi la sorpresa è anche migliore, no? È vero, sono i giochi che piacciono di più, quelli che inizi pensando già, ma non è che mi aspetto chissà cosa. Sì, che non mi convince dall'inizio, e quindi lo guardo, sai, con quella specie di prudente distacco, quasi di sospetto, no?
però poi si rivela, ti conquista, e quindi il fatto che ne abbiano parlato in maniera così divisiva mi ha quasi spinto doverosamente a dire affrontiamolo pure in Retro Gaming Lives e diciamo la nostra. Hai fatto benissimo. E sono proprio dalla parte del sì. Ed è incredibile che se vai a vedere le recensioni e i voti, ci sono stati siti che gli hanno dato 8, 8 e mezzo, e siti che gli hanno dato 7, 6 e mezzo, 6. Cioè proprio super divisivo, anche a livello di podcast, di content creator. C'è chi ne ha parlato bene e c'è chi ne ha parlato male. Sì, cioè, infatti io stesso ho sentito diverse campane, quindi... Sì. Va bene, dai caro Pier, allora io direi che possiamo chiudere qua la puntata, e che è stata molto interessante. Prima abbiamo disquisito delle console war e di tutto quello che stava dietro a questo simpatico sistema con cui gli utenti più o meno si picchiavano in maniera virtuale, ed è una cosa che adesso si è un po' trasferita appunto nei videogiochi, e questo titolo di Star Wars ne è abbastanza la prova, perché è molto divisivo, no? Diciamo che è molto divisivo, e magari per la prossima volta troviamo degli altri titoli che hanno un po' diviso la critica, potrebbe essere interessante, no? Sì, secondo me il discorso sul fatto che poi chiaramente coinvolgono un po' la soggettività, no? Mi piace, non mi piace, come tutti i prodotti dell'ingegno umano, vale anche per i film, certo, o per i libri. Certo, ma per i videogiochi ancora di più, forse, da un certo punto di vista, perché c'è questa specie di eredità che fin dai primordi, dall'epoca in cui erano dei prodotti tecnologici, come tali, c'era una sfida al miglioramento continuo, un po' si tira dietro il settore dei videogiochi, quindi a maggior ragione ci sta benissimo. Perfetto, salutiamo quindi i nostri ascoltatori ringraziandoli per averci seguiti. Mi raccomando, se avete delle domande, se avete delle opinioni, qualunque cosa, scriveteci, a noi fa piacere, vi rispondiamo sicuramente quando mi ricordo di guardare l'email, oppure quando potete anche lasciare dei commenti su Spotify, adesso si può anche rispondere su Spotify, quindi scriveteci tranquillamente, diteci la vostra, noi siamo a vostra disposizione, e quindi un cordialissimo saluto e ringraziamento da Roberto. E da Pier Marco, e ricordiamo pure che c'è il canale Telegram dei Vintage People. Assolutamente sì, c'è il canale Telegram del Vintage People, vi suggeriamo di iscrivervi, perché ovviamente troverete tutti i vintage, non soltanto questi due figuri che vi stanno parlando. Cioè, no, a me non mi trovo. Sì, è vero, tu sei come i VIP, sono, no? Tu sei su un altro livello. No, non so, non è perché sono antisocial, nel senso che... sei asocial. Sono asocial, già è tanto che ho Facebook, oltre Facebook... Non vai, vabbè, dovresti almeno un po' di Telegram dovresti farlo, caro Pier. Saresti una bella attrazione per il canale, quindi... Pensaci. Bestia da zoo. Esatto. Benissimo, dai, quindi Pier, dai, saluta i nostri ascoltatori e diamogli appuntamento la settimana prossima. Perfetto, ciao a tutti. Ciao. Del Vintage People Network. Ti è piaciuta questa puntata, eh? Quanti ricordi!
Se ti piacciono i ricordi, perché non provi ad ascoltare Hardware Memories, il podcast che racconta le memorie hardware di giornalisti, podcaster, videogamer e tanti altri. Il podcast del Museo del Calcolatore di Prato, solo su Vintage People Network.